EOS M50. Andiamola a scoprire insieme. Canon EOS M50 con ottica 18-150, ideale per i viaggi, ideale per i vloggers. Andiamo subito a scoprire cosa c'è all'interno di questa scatola della EOS M50. Abbiamo il manuale di istruzioni multilingua, in cui c'è anche l'italiano, la cinghia tracolla con questa bella linea rossa che ricorda lo stile delle tracolle delle macchine professionali, il caricabatterie con la relativa batteria, una sola inclusa chiaramente, con anche il cavo di alimentazione dello stesso. Da questo lato abbiamo il corpo macchina, quindi appunto la EOS M50, e in questo caso c'è l'obiettivo incluso, l'EF M 18-150 IS STM. Andiamo quindi a montare la macchina per renderla operativa. Partiamo chiaramente dal corpo macchina e dall'obiettivo. Chiaramente siamo su un panno morbido, quindi possiamo permetterci di girare la macchina in questa maniera. Togliamo il tappo di protezione, lo togliamo anche all'obiettivo e andiamo a montare seguendo con il punto bianco e andando a seguire il riferimento anche sull'attacco della fotocamera, andiamo ad agganciare l'obiettivo. In questo caso andremo a ricomporre il tappo di protezione della fotocamera con quello dell'obiettivo assieme, esattamente come al solito, così avremo la possibilità di riporlo in maniera molto comoda. Andiamo ora a inserire anche la batteria all'interno, togliendo il tappo di protezione. Capovolgiamo la fotocamera, andremo a aprire il vano batteria, che vi ricordo è anche il vano per la memoria, e andiamo ad inserire la batteria andando a bloccarla con il suo fermo. La macchina è pronta per l'utilizzo, voglio prenderla in mano per darvi un'idea di quanto è grande nelle mie mani. È una macchina molto compatta, ma che con questa impugnatura così sagomata è molto facile essere manovrata. Nella parte posteriore voglio farvi vedere come appare. Chiaramente lo schermino attualmente è chiuso, da questo lato ci sono i comandi di controllo. Sopra abbiamo questa ghiera e la ghiera attorno al pulsante di scatto, tutte in metallo. Abbiamo l'hot show per l'attacco di un eventuale flash esterno o di qualsiasi altro accessorio. Abbiamo lo sportellino del flash meccanico chiaramente e ad attivazione manuale. Direi che dà l'idea, dà la sensazione che sia molto molto ben strutturato in termini di robustezza. Nella parte sotto abbiamo l'attacco del cavalletto e lo sportellino per l'inserimento della batteria e della memoria, in questo caso SD. Davanti invece abbiamo il pulsante per l'aggancio e lo sgancio dell'obiettivo e in questa posizione, come potete vedere, il microfono anteriore di questa fotocamera, che ovviamente è anche una videocamera. Sul lato sinistro abbiamo la connessione NFC e il mini jack per un microfono esterno. Sul lato destro invece abbiamo il pulsante per l'attivazione delle altre connessioni Bluetooth e Wi-Fi, e sopra abbiamo la micro USB e la micro HDMI, le due porte che servono per connettere questa fotocamera o al computer o con degli accessori esterni via USB o con la connessione micro HDMI per avere un'uscita video su un monitor esterno, per esempio, o su un registratore esterno tipo Atomos. Questa fotocamera, come potete vedere, ha il mirino, l'EVF, quindi Electronic Viewfinder, perché ovviamente essendo mirrorless non c'è lo specchio che riflette in un mirino fisico, quindi non abbiamo il pentaprisma a farci vedere le immagini direttamente dall'obiettivo, ma abbiamo un sistema elettronico che ci riproduce fedelmente ciò che la macchina inquadra direttamente dall'obiettivo, però attraverso il sensore. Su questo mirino vediamo anche il menu, ma la cosa interessante è che se noi abbiamo lo schermino in questa modalità, quindi una modalità aperta,
possiamo, toccando lo schermino, poiché è touch, andare a modificare, guardando all'interno dell'EVF, il punto di messa a fuoco che noi vogliamo selezionare. Quindi noi avvicineremo l'occhio al mirino, inquadreremo il nostro soggetto e la cosa molto comoda è che spostando il dito sullo schermino possiamo andare ad individuare il punto di messa a fuoco da noi prescelto. Che cosa mi piace di questa fotocamera? Beh, direi che la cosa che viene di più all'occhio è proprio la sua versatilità. Prima ho detto che è ideale per i vloggers e anche per chi vuole fare viaggi. Beh, sicuramente con quest'ottica è adatta a tutti coloro che sono dei turisti del mondo, i quali vogliono avere un unico obiettivo e una focale molto variabile, quindi da 18 a 150 noi potremo fare dei buonissimi panorami, ma anche dall'altro lato potremo andare a fare dei bei ritratti o di andare a inquadrare particolari che ci piacciono. Quindi direi che con quest'ottica ottimo per viaggiare. Dall'altro lato, se noi chiamiamo ottica e mettiamo un'ottica molto più luminosa, molto più aperta, chiaramente possiamo appunto usare questa fotocamera proprio per fare vlogging. Perché? Perché con questo schermino che si ruota verso l'utente, quindi in maniera molto comoda, possiamo vedere quello che inquadriamo. Chiaramente è molto comodo per poter fare le registrazioni in modalità selfie e quindi direi che è ottima appunto per i vlogger proprio per questo motivo. In secondo luogo, chiaramente è molto facile scaricare le immagini da questa fotocamera sul proprio dispositivo mobile e questo è un altro vantaggio per tutti coloro che vogliono scaricare le immagini e usufruire dei prodotti direttamente sul telefonino subito dopo averli scattati o averli registrati. Un altro punto a suo favore è la messa a fuoco, chiaramente con il sistema dual pixel è davvero velocissima e soprattutto ha un sistema per il riconoscimento del viso e in particolare per la messa a fuoco sugli occhi. Cosa significa? Significa che andrà a dare la priorità di scelta della messa a fuoco in modalità automatica proprio dove vengono identificati gli occhi sul volto. Un altro dettaglio molto interessante per tutti coloro che vogliono utilizzare questa macchina in viaggio è la possibilità di connettere il proprio smartphone come GPS per questa fotocamera. In questa maniera sarà possibile geotaggare tutti i propri scatti per poi sapere dove sono stati fatti in un secondo momento. Come funziona il sistema di caricamento della batteria? Togliamo il tappo di protezione alla stessa, andiamo a prendere il caricatore, infiliamo la batteria al suo interno, poi premiamo in questa maniera per bloccare e fissare la batteria appunto all'interno del caricatore. Caricatore che ha due LED, uno che identifica il fatto che la carica è attiva, sta caricando appunto con un LED arancione e la scritta in inglese charge, e un LED verde invece che va a identificare quando la batteria è totalmente carica ed è appunto accompagnato da una scritta full. Siamo dunque giunti al termine della nostra recensione, volevo ancora farvi vedere l'escursione dell'obiettivo da 18 a 150 mm, i pesi sono perfettamente bilanciati, quando l'obiettivo è chiuso è tutto sulla mano, quando è esteso è leggermente in avanti ma in maniera non fastidiosa. Un affare vero, perché il kit con la macchina fotografica, l'obiettivo e una scheda SD da 128 GB che a tutti gli effetti permette di registrare e fare tantissime fotografie quando si è in viaggio è sotto i 1000 euro, anzi poco più di 900, quindi direi che è decisamente un affare, la consiglio a tutti, come ho detto, specialmente a chi vuole viaggiare. Dimenticavo, queste recensioni sono fatte per chiacchierare, per discutere, per capire. Ovviamente non sono andato nel dettaglio fino in fondo di ogni aspetto perché sennò la recensione sarebbe diventata davvero lunga più di un'ora, però quello che vi invito a fare è commentare chiaramente, chiedere, domandare, ma anche dire la vostra opinione se per caso qualcuno di voi già è in possesso di questa fotocamera. Ricordo che è una fotocamera che al giorno d'oggi, siamo a fine marzo 2019, ha 390 giorni di vita in termini di mercato. Quindi vi chiedo, qualcuno l'avrà già anche provata, qualcuno la possiede, di dire la vostra opinione e eventualmente chi è interessato invece porre la propria domanda. Cercherò di rispondere davvero a tutti. Ciao!